questa è la buca di porto di Malamocco, e dimostra che si può entrare nel canale dei petroli con una nave da crociera, di quelle, le grandi navi da crociera. Qui siamo proprio al punto dove è stato costruito il Mose, e questa è l'imboccatura del canale dei petroli. E questa è la dimostrazione più ovvia che si può fare. Guardate, questa è la curva che c'è del canale di petroli, e vedete dritto invece è l'entrata di Porto San Leonardo, che è un porto speciale per le petroliere, che non incrociano mai, cioè le petroliere sono ferme lì, non sono ferme da altre parti, sono completamente fuori dal traffico, ovviamente in sicurezza. Ecco, lo diciamo a tutti più che altro, le navi a Marghera possono arrivare, sono sempre arrivate, le costruiamo qui. Oggi c'è il Redentore, il canale Giudecca è chiuso, sempre, ogni anno è chiuso, le navi da crociera arrivano tranquillamente, percorrono tutto il canale di petroli e arrivano qua. Evviva, si può fare, queste sono le grandi navi che possono evitare di passare per San Marco e per il canale della Giudecca. Abbiamo ancora da far vedere il canale Nord, che è la scelta addirittura più opportuna. La soluzione c'è, se ci sediamo con umiltà, con un po' di tranquillità, vi facciamo vedere a tutti, a tutto il mondo, che la soluzione c'è, è sempre stata alla portata di mano ed è quella che dice il Comune e la Regione. L'abbiamo sempre detto, lo stiamo confermando oggi, vogliamo che tutti possano vedere quella che è una realtà.